vortici. Vedete, alle spalle sono rimasti 5. In precedenza si scorgevano altri marciatori nelle immediate vicinanze, mentre il ritardo ora sembra... No, ecco, ce n'è sullo sfondo, c'è l'altro sovietico, Yevsyuchok. È chiaro che noi vediamo queste immagini qui dall'interno dello stadio, c'è la profondità del teleobiettivo, ma comunque già si sta delineando la selezione. Vediamo in testa il messicano Bautista, poi c'è il nostro Damirano e poi c'è Solomin, Unione Sovietica. Solomin in quarta posizione, Colin. Daniel Bautista, 28enne, di statura piuttosto modesta, 1,70, anche egli molto magro, 65 kg. In qualche modo questo marciatore deve la sua fortuna all'allenatore polacco Jerzy Auslerber. C'è da Milano che mantiene le fila di questa gara insieme ai migliori Solomin e Bautista. Ecco gli inseguitori, ci pare di scorgere Colin, l'altro sovietico Pokinchuk e poi il tedesco dell'est Baser. No, è un altro da Milano, era Giorgio da Milano? È possibile? Col 425 è Giorgio da Milano. Sono gemelli, è difficilissimo conoscerli. Tra l'altro raccontiamo anche questa storia, che quando sono giunti all'aeroporto si sono presentati tutti e due con la stessa fotografia e tra l'altro scattata con la stessa camicetta, e hanno avuto qualche difficoltà da parte della polizia, che sapete è così, è abbastanza severa qui. E Maurizio, qui c'è Monetti che giura che si tratta di Maurizio. Comunque sul tabellone c'è Bautista e Solomin in ritardo da Milano, che è stato mi pare superato anche da Pokinchuk. Spalla a spalla Solomin e Bautista in questo bellissimo vialone che fiancheggia, vedete, la Moscova. La strada è completamente sgombra, già da 3 ore la polizia aveva chiuso ogni accesso, rifornimento, ma ecco una spugnata di acqua per detergere il sudore, si riprende. Passo ondulato, saltellante, quello di Bautista, più corretto, più ortodosso, forse più elegante il passo di Solomin. L'ultimo successo dei sovietici risale al 68 a Messico con Kolubnichi, un famoso corridore che aveva vinto anche a Roma nel 1960. Poi Bautista vinse nel 76, come abbiamo ricordato, in precedenza a Monaco aveva vinto il tedesco dell'est Peter Frenkel, e gli altri risultati che vi abbiamo già dati. Ecco Daniel Bautista, Solomin, che si stanno giocando la medaglia d'oro, ormai è chiaro. Siamo così giunti al momento conclusivo, al momento forse decisivo. Il messicano cerca di effettuare il massimo sforzo nel tentativo di stroncare la resistenza del sovietico Solomin, che tenacemente era rimasto fianco a fianco al vincitore di Montreal, al campione uscente, al marciatore più prestigioso su questa distanza. 1:10. Tra 10 minuti
si dovrebbe concludere questa prova, più o meno. Il messicano sembra avere partita vinta nei confronti dei sovietici e dei tedeschi dell'est, che in verità non sono stati mai in gara, mentre giova sottolineare la magnifica prova di Maurizio da Milano, anche se ora non lo scorgiamo nelle posizioni di testa. Probabilmente Maurizio da Milano ha tentato di andare al di là delle sue possibilità, ma poi saggiamente, come forse avrete scorto in un paio di collegamenti fa, non se ne è sentita di avventurarsi in un'andatura suicida, si è staccato anche per evitare di correre il rischio della squalifica. E ormai le telecamere indugiano su questi due grandi protagonisti, il 28enne poliziotto messicano, medaglia d'oro a Montreal, che fissa un successo ottenuto soltanto, mi pare, da Golubnici, il sovietico, che vinse a Roma e vinse poi in una Olimpiade di 8 anni dopo. Tuttavia la resistenza di Solomin non deve essere considerata debellata. Il sovietico si trova più o meno a ridosso del messicano, mentre vedete altri concorrenti che sono stati doppiati, perché in quest'ultima parte la gara si svolge su una specie di circuito. È la prima medaglia d'oro dell'atletica leggera. Che c'è un annuncio clamoroso, sembra ci sia un grande risultato. Da Milano dovrebbe essere al comando. Attendiamo, non sappiamo se questa informazione è esatta. C'è una grande animazione intorno a noi. Non vorremmo che fosse una informazione giunta di rimbalzo. Col 722 vediamo Pokinchuk, e quindi l'informazione evidentemente, ecco, da Milano 425, ma chi è al comando? Vediamo sorridente il nostro rappresentante, quale che sia la sua posizione. Ripetiamo che si è trattato di una grandissima prova, è da Milano al comando, e quindi l'informazione viene confermata dai fatti. Attendiamo da Milano all'interno dello stadio, ed ecco da Milano il forte piemontese, è lui. Bravissimo da Milano, sorridente, anche abbastanza fresco. È una stupenda vittoria, incredibile, maturata nel finale, un colpo di scena quasi imprevedibile, la prima Olimpiade, un bersaglio grossissimo colto inaspettatamente, anche se, come avevamo accennato, in questi ultimi tempi il marciatore piemontese aveva dimostrato di attraversare un grandissimo periodo di forma, ma era impensabile che riuscisse ad avere la meglio nei confronti di sovietici, tedeschi dell'est. Ecco, viene agitato un tricolore in omaggio a da Milano, tutto solo. Il pubblico in verità è rimasto anche un po' deluso, sorpreso nello scorgere questo fantastico marciatore. Da Milano, così va a crescere il numero dei grandi successi ottenuti dall'atletica italiana in questa specialità, 20 chilometri, lo vedete sorridente, quasi incredulo, ed è un'immagine bellissima di un atleta che ha vinto e non dà neppure la sensazione di grande sofferenza. Ecco, fa il suo ingresso sono stati un altro concorrente, ma ormai da Milano ha trionfato, un trionfo, il trionfo di un corridore azzurro, di un marciatore che vince in un'ora 23 35 41. Dobbiamo dire una vittoria straordinaria anche sul piano tecnico, è il miglior risultato assoluto. Bautista aveva vinto in un'ora 24 e 40, Frank in un'ora 26 e 42, ed ecco col 722 secondo è Pokinchuk, secondo il sovietico Pokinchuk. Hanno ceduto evidentemente Bautista e Solomin. Tutti vanno a complimentarsi con da Milano, il piemontese 23enne, che ora viene festeggiato da Nebbiolo. È una vittoria addirittura insperata, ma a maggior ragione
acquista un peso, una dimensione insperata. Quindi un esordio in bello stile. Ecco un piccolo gruppetto, vediamo Sandro Acquari, vediamo Nebbiolo, vediamo gli allenatori, sarà contento Corsaro. Ed ecco giungere il secondo, il sovietico Pokinchuk. Pokinchuk è secondo, clamoroso cedimento di Bautista e di Solomin. Forse sì, si teme anche la squalifica, si teme anche la squalifica perché un clamoroso cedimento forse è impossibile in uomini esperti collaudati come Solomin e Bautista, mentre vediamo al terzo posto un marciatore della Germania dell'Est, si rinnova la leggenda dei Frigerio, del bambino di Anversa, di Dordoni, di Pamic, di tutti gli altri, di quanti hanno fatto e ottenuto risultati straordinari. Purtroppo qui non è dato possibile avere il nostro microfono. Ecco col 344 vediamo Weser che è terzo.